Aiuto, aiuto, è lui, anzi è di nuovo lui. Non esce, è timido, è il drone Calimero. Ciao ragazzi, mi vedete? Sono qui, dietro questa montagna gigantesca di pacchi. Non ce la faccio più. Ciao amici, bentornati qui sul mio canale, io sono Michele ed oggi, come avrete sicuramente intuito, unboxing. Prima di cominciare però ci tengo davvero tanto a ringraziarvi perché il mio video precedente, quello dedicato al patentino lussemburghese gratuito, ha riscosso un successo incredibile con oltre 1000 like in 24 ore. Mi state contattando in tanti, quindi sono davvero felice di aver registrato quel video per voi e anche questo in cui ci faremo qualche risata insieme. Ci sono tanti bei pacchi, la maggior parte da Amazon, qualcosa da AliExpress, forse Banggood, non lo so, comunque apriamoli insieme con il nostro bel taglierino arancione. Ah, tra l'altro ragazzi, questo me l'avete regalato voi, non ho idea da dove lo abbiate acquistato, me lo chiedete spesso nei commenti, ma non lo so. E iniziamo da cosa? Non lo so. Beh dai, da quello più piccolo, questo pacchettino di Amazon. Vi ricordo che potete acquistare tutti questi prodotti che vi sto per unboxare, oltre a tantissimi altri, direttamente nel mio canale Telegram ufficiale Tech Best Deals, linkato nel primo link qui sotto in descrizione video. Da dove si apre questo? Fantastico, hanno coperto il tagliandino per l'apertura. Cosa troviamo? Abbiamo una, anzi delle cuffiette, sono le AirBuds Basic 2, sono degli auricolari super economici di Xiaomi, penso tra i più economici, costano spesso sui 20 euro da Amazon. Io ne ho acquistate già decine di questi, un po' come regali per gli amici, sono davvero tanta roba per quel poco che costano. Tra l'altro gli auricolari della Xiaomi hanno un eccellente rapporto qualità-prezzo, non solo questo modello ma un po' tutti. Se voi già usate degli auricolari della Xiaomi, beh, fatemelo sapere con un bel commento e ditemi cosa ne pensate. Ok, passiamo a questo pacco nero tipo spazzatura che ha avuto qualche problemino di percorso, ma poco male. Quando apro pacchi devo stare attento perché questo è di Banggood, credo, è una busta molto sottile, guardate, ho tagliato anche la confezione del prodotto, sono davvero un genio. Troviamo comunque una Xiaomi Mi Band 6 che vi ho già recensito, vi lascio il link del video in una scheda qui in alto a destra, perché l'ho presa da Banggood oltre che da Amazon, perché da Banggood l'ho pagata tipo 29 euro rispetto ai 42-43 che costa su Amazon. Qui dentro abbiamo anche un altro prodotto sempre della Xiaomi ed è questo qui. Finalmente è arrivato ragazzi, ora lo apro e ve lo faccio vedere. Si tratta di un metro laser che io attendevo particolarmente, l'ho ordinato tipo 2 mesi fa ma non era mai disponibile, ora finalmente è arrivato. Sostanzialmente abbiamo un laser nella parte superiore e qui ci viene indicata la distanza rispetto al punto in cui abbiamo direzionato il laser. È un aggeggino molto comodo, guardate come è carino nel design, mi sto perforando gli occhi, e la sua particolarità è che è dotato anche di un'applicazione dedicata, è infatti Bluetooth questo aggeggino e possiamo archiviare e condividere tutte le misurazioni sull'applicazione ai nostri amici, quindi molto particolare. Se volete una sua recensione fatemelo sapere, costa davvero poco come avete visto nell'immagine di poco fa. Bene, passiamo. Oddio, amici, penso che abbiate notato le mie ascelle pezzate, le mie vergogne. Beh, vi chiedo umilmente scusa, ragazzi. Qui a Bari sono già tipo 30 gradi, io sto all'interno di una cappa ed è il motivo principale per cui cerco di non registrare mai video al chiuso in estate. E insomma, fa caldissimo e sono andato a ritirare buona parte di questi pacchi alla posta, quindi sono leggermente sudato. Perdonatemi, poi ho scelto una maglietta chiara, quindi sono davvero uno stupido. Vabbè, a parte questo, ragazzi, ragazzi, se volete continuare a guardarmi sono felice, altrimenti mi dispiace. Bene, questo è un pacco che mi è arrivato da AliExpress. Tra l'altro AliExpress sta confezionando particolarmente bene i suoi pacchi recentemente. Guardate, ha una doppia imbottitura, mica male, e all'interno abbiamo un prodottino
che vi ho già articolato sul mio sito internet. Si tratta della nuova bilancia smart della Xiaomi, infatti vedete che è compatibile con l'applicazione ufficiale e si chiama Xiaomi Auto Smart Kitchen Scale. Cosa ha di particolare questa bilancia? Beh, è una bilancia smart in quanto si connette a un'applicazione da cui possiamo accedere a varie ricette, misure e altre cose. Magari ve la recensisco, fatemi sapere se vi interessa lasciando un commento. E tra l'altro il design mi piace, mi è piaciuto particolarmente in quanto è davvero molto molto moderno, come potete ben vedere. Guardate che carino il display LED, possiamo misurare fino ai 3 kg e possiamo muoverci tra le varie impostazioni con questo bel tastino. Ce la farò ragazzi, ce la farò ad arrivare alla fine di questo video senza scoppiare, senza diventare una goccia di sudore umana. In quest'altro pacco di Amazon cosa troviamo? Ah, che bello aprire pacchi ragazzi, ti dà una sensazione di potenza incredibile. Allora, abbiamo tre accessori, in realtà questo è un kit, è un aerografo della Autolock. Andiamo a vederlo. Aerografo più bomboletta. Allora, no, non sono un artista, ragazzi. Nel disegno faccio abbastanza cagare, perdonatemi il termine. Ma ho sempre desiderato acquistare e utilizzare un aerografo. È uno dei miei piccoli sogni. Cos'è un aerografo? Beh, è un dispositivo che spruzza letteralmente e permette di andare a dipingere, inchiostrare, magari anche effettuare dei ritocchi, magari sui dei modellini. Ci sono tanti possibili utilizzi per un aerografo. La particolarità di questo modello è che si tratta di un aerografo senza compressore esterno, scomodissimo ma comunque necessario, in quanto qui abbiamo un compressore wireless praticamente con batteria integrata e indicatore dello stato di carica nella parte inferiore. Ci basterà collegare il compressore a bomboletta all'aerografo e andare a spruzzare la nostra vernice. Questi altri due contenitori sono quello grande, il liquido di pulizia, quello piccolo invece il diluente per andare a diluire appunto i colori. I colori che io già avevo comprato qualche settimana fa e sono questi qui, comunque molto economici, nulla di professionale, ma dato che inizio e mi piacerebbe iniziare, se avete qualche consiglio fatemelo sapere con un commento, pensavo che questo kit potesse fare al caso mio. E piano piano stiamo scalando la montagna, vediamo cosa si nasconde in quest'altro pacco che è appena arrivato da AliExpress. Qui dentro abbiamo, oh ragazzi, so cosa c'è qui dentro, aiuto, aiuto, è lui, anzi è di nuovo lui, non esce, è timido, è il drone Calimero. E questa volta finalmente con il tagliandino, thank you, grazie, grazie Fimi. Questo è il secondo Fimi X8 Mini, questo è il mio primo Fimi X8 Mini e questo è il secondo. Perché ho due Fimi X8 Mini? Beh, perché li ho comprati, non me li ha regalati nessuno, li ho comprati entrambi da due negozi diversi per capire da quale mi arrivasse prima. E mi è arrivato prima da quello esterno a Fimi. Quello di AliExpress è arrivato ora, il giorno 24 maggio. Ok, credo che sia inutile unboxare nuovamente questo prodotto, in quanto vi ho già mostrato e rimostrato questo drone in vari video pochi giorni fa, recuperateli nelle schede qui in alto a destra. Comunque un gran bel drone che va acquistato al giusto prezzo, 270 euro o giù di lì. Aiuto, quanto ne ho passate questo pacco, ha davvero tantissime bolle di accompagnamento, anche quella che piace a me, ovvero non incassare oneri doganali, fortunatamente. Lui mi è stato inviato gratuitamente, io quando ricevo prodotti gratis ve lo dico chiaramente, dalla Chewy, un marchio con cui ho già collaborato tanto in passato, non perché mi regala prodotti, ma perché considero i loro prodotti eccellenti per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo. Questo è il
Corebook X con display da 14 pollici 2K, processore i5-8259, 8 GB di RAM più 512 GB di SSD. Ok, ho effettuato velocemente l'attivazione con il mio account Microsoft ed eccolo qui. Guardate quanto è bello. Mi avete già chiesto la sua recensione ai tempi del Corebook Pro. Lui è il Corebook X, non fate confusione tra i vari modelli, e ve lo recensirò molto molto presto. Datemi qualche giorno per testarlo a fondo. Comunque sembra davvero tanta roba, bellissimo. E restano solo due pacchi, amici, quello lungo e quello grosso. Iniziamo da quello lungo, che dite? Ma sì, dai, quello lungo piace sempre a tutti. Il pacco, intendo, ok? Non sto migliorando la mia situazione, assolutamente no. Cosa troviamo in questo pacco di Amazon? Troviamo una... cioè, me l'hanno buttata così la maglietta, davvero? Cioè, almeno in una busta, non dico tanto, vabbè. Eccola qui, questa, e vediamo se la taglia è quella giusta. Sì, è quella giusta, è la maglietta dell'attacco dei giganti Shingeki no Kyojin. Ho letto il manga, l'ho finito, ora aspettiamo che finisca anche l'anime. Questa è la maglietta con lo stemma della legione esplorativa, bellissima. Tra l'altro hanno utilizzato questo pacco enorme per metterci dentro praticamente carta. È un pacchettino minuscolo, pesantissimo tra l'altro, oddio, oh, pesante, è davvero pesante. Di cosa si tratta, ragazzi? È un prodotto della Reebok per allenamento. E allora, dovete sapere che io, vabbè, l'avete capito, adoro anime e manga, sono cresciuto con Pane e Dragon Ball, che è uno shonen, e sapete, ho trovato in offerta su Amazon questi, che sono dei polsini da 2 kg l'uno, se non sbaglio, no, da 1 kg e mezzo l'uno. Avete presente Goku quando si allena con i polsini pesanti, le cavigliere appesantite? Ecco, la stessa cosa, però questi sono realizzati da Reebok. Ho letto su alcune ricerche scientifiche che possono essere un valido supporto nell'allenamento se utilizzati a dovere senza strafare, quindi voglio testarli e capire se funzionano davvero, se diventerò come Goku, un Super Saiyan, oppure resterò un ragazzo molto sudato. E ora c'è lui, l'ultimo pacco, quello più grosso. Cosa troviamo in questo pacco davvero davvero grande? Troviamo un toccasana. Non so se riuscite ancora a vedermi da quella ma come devo fare? Oh, perdonate, ogni tanto mi esce un po' la pronuncia barese, sta cadendo tutto. Ok, perfetto. Ce la facciamo. Oh no, aiuto, aiuto. Un purificatore d'aria, è lo Xiaomi Mi Air Purifier 3C. Vi ho già recensito il modello più grande, il 3H, il 3C è lo stesso purificatore ma un po' più piccolo. Io mi ci sono trovato benissimo con il 3H, un vero toccasana per le mie allergie. Lo vedete, ho il naso rosso, mi gocciola, ho gli occhi gonfi, perdonatemi, ma in questo periodo io sono davvero afflitto dalle allergie. E dato che l'altro modello che vi ho recensito è rotto, non per colpa sua ma perché mia nipote di 2 anni ci ha buttato dentro i giocattoli e ha distrutto la ventola, la pala interna, beh, ne ho acquistato un altro più piccolo, quindi aspetto di provarlo. L'ho pagato davvero poco, tipo 70, massimo 80 euro su Amazon, e sono ansioso di provarlo e capire se funziona bene oppure no. Bene, e questo è tutto per il mega unboxing montanaro di oggi, perché abbiamo letteralmente scalato una montagna insieme. In realtà c'è un altro pacco che avevo comprato, acquistato per unboxarvelo oggi, ma dato che questo è un prodotto che ho acquistato per regalarlo ai miei genitori, beh, non hanno voluto aspettare il mio unboxing e se ne sono subito appropriati, come potete ben vedere. Si tratta comunque di un aspirapolvere, lo Shunzhao L1, che non ho ancora capito se fa parte dell'ecosistema Xiaomi oppure no. La sua particolarità è che l'ho acquistato a pochissimo, meno di 100 euro. L'ho già provato e funziona davvero ottimamente. Bene ragazzi, e questo è tutto per l'unboxing di oggi. Abbiamo visto insieme tanti prodotti molto molto interessanti, come l'aerografo wireless. Beh, fatemi sapere cosa ne pensate dei prodotti che abbiamo visto
in questo video, tutti insieme li abbiamo aperti con sudore, fatica, ma ci siamo riusciti? Beh, parliamone qui sotto nei commenti. Tra tutti questi prodotti c'è qualcosa che vi interesserebbe vedere in una video recensione dedicata? Beh, fatemelo sapere qui sotto. E se volete acquistare uno dei prodotti che vi ho mostrato oggi, trovate tutti i link qui sotto in descrizione video. Ma attenzione, perché troverete i coupon e le offerte a loro dedicati, e non solo, trovate tante offerte, notizie e altra roba, entrateci perché c'è di tutto, nel mio canale Telegram ufficiale Tech Best Deals, da cui ho preso tutte le offerte di questi prodotti che avete visto in questo video, link in descrizione video. Siamo già 30.000, tantissimi, ogni giorno voi fate tantissimi ottimi affari. E se questo video almeno un pochino così vi è piaciuto e vi ha intrattenuti, beh, potete supportarmi con un like, un commento, una condivisione, iscrivendovi a questo canale, attivando la campanellina per non perdervi le notifiche dei miei nuovi prossimi video. È tutto completamente gratuito e mi fate felice. Bene, per voi questo è davvero tutto, per me no, in quanto dovrò sistemare tutto questo casino, ma vi saluto ragazzi, vi voglio bene, vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su AddXS2Tech. Su AddXS2Tech, alla prossima, ciao ragazzi.